Buongiorno a tutti da MaxMath ex commesso Matematiche. Oggi, ragazzi, eh, mi avete chiesto comunque di proseguire anche in un'area di, di didattica, in, in area Excel, per, per spiegarvi come poter creare in autonomia dei progetti che potessero essere utili, ovviamente, ai nostri scopi. Il progetto che vi farò vedere adesso, che passo passo eh, ve lo farò ovviamente nei modi più semplici possibili, ricordiamoci che queste procedure non sono tra virgolette comunque poi ehm, idonee per chi conosce bene l'Excel perché ci sono tante scorciatoie io non attiverò queste scorciatoie perché mi sto rivolgendo chiaramente a chi è un po' più neofita nel settore e quindi deve capire giustamente come è corretto che sia eh, i vari passaggi per arrivare a un obiettivo l'obiettivo di oggi è creare un progetto eh, per il quale avremo una area di eventi eh, quindi eh, eventi singoli mettiamola così in questo caso eh, questo progetto va bene per qualsiasi cosa anche per un'area un lavorativa in questo caso ci stiamo occupando ovviamente di, di betting quindi di scommesse sportive e quindi viene riadattato per quest'area ma una volta che capirete la sua funzionalità lo potrete poi in realtà adattare e sviluppare per qualsiasi cosa eh, quindi eh, degli eventi andremo a segnarli uno dopo l'altro, quindi in ordine cronologico, ai quali eventi eh, verranno associati anche chiaramente dei coefficienti no? con degli esiti positivi o negativi. Questo perché creeremo un calendario eh, quotidiano e oltretutto con dei grafici mensili in modo tale che avremo sotto controllo la situazione e avremo anche una cassa aggiornata costantemente di tutto lo storico. Alla quale viene aggiunta una cassa eh, con un esito finale alla fine del mese e in più una media dei coefficienti, quindi una cosiddetta media valori dei coefficienti che andiamo a inserire. Questo anche per comprendere se i coefficienti o le quote nel cerco sportivo che stiamo. Ehm, adottando sono troppo alte oppure ci permettono di creare comunque un utile questo potrebbe essere anche in realtà questo progetto eh, visto per altre aree potrebbe essere la vendita di progetti di prodotti di prodotti fisici dove in un certo periodo dell'anno facciamo delle scontistiche e invece di mettere delle quote potremmo usare delle scontistiche quindi diciamo che è un progetto che io adatto chiaramente per quello che sono gli interessi del canale ma che può essere di utilità un po per tutti quindi veniamo insieme a vedere anche perché perché è importante pure conoscere un po' gli aspetti dei grafici faremo dei grafici abbastanza semplici in questo caso ma eh, interagiremo anche con gli stessi grafici per renderli più, anche a livello eh, estetico, più interessanti allora, andiamo a vedere subito eh, come funziona eh, io ho già un'idea per la testa, me la sono data e quindi vi faccio vedere quello che creo allora, la prima cosa da fare, come al solito è andare su questo angoletto cliccarci, benissimo Prendiamo quindi diamo l'opzione di prendere tutto il foglio in questo caso. Excel, e gli diciamo che vogliamo che tutte le scritte vadano al centro, ecco 1 e 2 e col testo a capo dove ce ne sia necessità. Benissimo, già abbiamo, abbiamo già ecco, il se, il, il, andiamo a settare l'area del grassetto e non dobbiamo fare altro per il momento. Benissimo, è tutto settato. Andiamo adesso a creare innanzitutto il nostro titolo. Prenderemo in questo caso 12 colonne e 3 righe. Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arriviamo alla lettera L fino al numero 3 orizzontale. Andiamo su Unisci e Allinea al Centro. Perfetto, abbiamo creato quest'area. Allora, ad esempio, eh, possiamo eh, anche facendo un esempio sugli stessi software, gli stessi file che vi dà eh, scommesse matematiche, prendiamo ad esempio in esame il Bivio. Mettiamo il Bivio, perfetto. Che è un software, per chi non lo sapesse, eh, che ho creato io, che dà delle performance piuttosto alte e con capacità ammortizzata elevata nei periodi di negatività nel settore appunto delle scommesse sportive. Eh, la prima cosa che faccio in questo caso è aumentare la scritta del bivio, ecco la mettiamo a benissimo, a 28. Adesso cosa facciamo ragazzi? Prendiamo 4 colonne verticali per 2 linee orizzontali, un 4 per 2, ci siamo? Benissimo, unisci a linea. Prendiamo un altro 4x2, benissimo, unisci e allinea, prendiamo un 2x2, eccole qua, e poi queste due, eh, un 1x2, cioè una colonna per due linee orizzontali, idem di qua, perfetto, Adesso la prima cosa che facciamo è prendere tutta quest'area, sempre trascinandola col mouse, e creiamo gli ovviamente dei perimetri intorno alle celle, in modo tale che siano più tra virgolette, giustificate e visibili. Qui inseriremo la terminologia eventi chiusi. Benissimo. Qui inseriremo la terminologia coefficienti eh, investimento, in questo caso coefficienti... Investimento, quindi le nostre quote perfetto. Qui uh, in questa area andremo in questo caso a uh, inserire questa terminologia: data, chiusura giornaliera. Perfetto. Io, dando l'opzione testo a capo, lui ovviamente è riuscito a inserirmi non per lungo, altrimenti non sarebbe entrata. Ma me l'ha giustificata all'interno della cella. Ci siamo fino qua, perfetto. Adesso qui metteremo la nostra cassa diaria, quindi giornaliera. E qui scriveremo cassa mese. Oh, già abbiamo creato quindi giustamente una base di partenza. Ora qui vicino. Prenderemo un 2x3, quindi due colonne e tre linee orizzontali. Vedete, ragazzi, ve lo sto facendo proprio con calma, per capire quello che andiamo a creare. Allora, creiamo innanzitutto lo scheletro, ne facciamo un'altra vicino, identica. Andiamo subito a giustificarle. Perfetto. Adesso faremo la stessa cosa qua sotto, faremo un 2x2 e un 2x2. Oh, anche questo andiamo subito a, a dargli un perimetro. E siamo qui. Che cosa eh, inseriremo in questo caso? Scriveremo cassa aggiornata aggiornata e in questa area invece metteremo la media, questo è importante coefficienti, cioè adesso vi spiegherò una formula vi scriverò una formula per la quale i vari coefficienti che andremo a inserire nel tempo ci, ehm, verranno riportati qua creando una media avremo fatto dico, degli investimenti sopra al 3, poi sotto al 3 e quindi lui creerà comunque una media questa media ponderata ci permetterà di capire in base in questo caso, alla cassa aggiornata, se stiamo eh, sviluppando progetti con coefficienti troppo alti che a noi non creano ritorno, parliamo in questo caso del bico, o se Effettivamente la cassa è in costante crescita o comunque con un'oscillazione del lungo periodo positiva e che quindi i coefficienti del medio eh, periodo, ad esempio, siano idoni, quindi vuol dire che abbiamo trovato un equilibrio in questo caso di coefficienti per questo tipologia di progetto. Il bivio: chi non l'avesse visto può tranquillamente andare a vedere i video nel canale, troverà il bivio e si studierà questo progetto. Andiamo avanti. Qui in quest'area, invece, benissimo, scriveremo apriamola, uniamola come sempre, evento 1, cioè il primo evento. Quest'area, anche questa la giustificheremo unendo due celle e faremo la stessa cosa qui. E, che, e riscriveremo evento 1. Anche qui le due celle successive verranno anch'esse giustificate, benissimo, unite. A questo punto invece qui uniremo anche queste due celle che sono paritetiche chiaramente alla cella sopra riportata, data chiusura giornaliera. Benissimo, queste già sono di per sé giustificate. Andremo in quest'area anche. Ci siete? E qui faremo un'altra cosa, ma la facciamo dopo questa, se no poi vi confondete. Ok, adesso innanzitutto cosa facciamo? La solita procedura. Prendiamo queste celle che abbiamo giustificato e gli facciamo questo lavoro, cioè gli diamo i perimetri. Cosa andremo a inserire qua? andremo a inserire l'esito dell'evento, cioè il netto di quanto abbiamo incassato. La prima cosa da fare però è giustificare la cella dandogli dei parametri, che vuol dire che adesso inserisco uno 0, ragazzi, eh? ok? Metto uno 0 e clicco invio. Benissimo, però dobbiamo lavorare su che cosa? Nel settore, ad esempio, del betting, ok? Una cosa importante sono i centesimi, giusto? cioè non dobbiamo lavorare come valore unitario eh, delle unità in questo caso né tantomeno con i decimali bensì dobbiamo lavorare con i centesimi quindi ritorniamo appunto su questa cella a cui gli abbiamo dato uno 0, ci spostiamo su questa freccetta la clicchiamo una volta vedete ci mettono 0 i decimali ma noi vogliamo i centesimi ecco adesso è impostato i centesimi cosa facciamo qui? idem perché sappiamo che le quote, i coefficienti lavorano anch'essi con la stessa procedura mettiamo lo 0, premiamo invio ci ritorniamo sopra fatto e anche qui in questo caso mettiamo clicchiamo due volte e abbiamo la stessa situazione qui che andiamo a fare lo facciamo anche qua ragazzi eh cassa di aria mettiamo lo 0 andiamo qua ci andiamo sopra due volte 1 2 edemma qua 1 2 perfetto e lo facciamo anche qua 1 0 ci rendiamo sopra 1 2 potremmo farlo anche prendendo tutte le aree eh? però io sto facendo come al solito per per chi, eh, giustamente, ci si approccia da poco. Oh, esatto, qui ci siamo adesso. Qui metteremo una data. Oggi, eh, che sto registrando il video, è il 6 agosto 2022. Benissimo. io Facciamo finta che sia il primo. Allora, andiamo il 6 agosto. Altro lo vediamo. 6 agosto. Automaticamente, Excel lo imposterà. Vedete? 6 agosto. Perfetto. Più facile così, se muore. Benissimo, quindi iniziamo dal 6 agosto, questo ce l'abbiamo come data ehm, di riferimento in questo caso. Adesso, cosa facciamo? Noi dobbiamo inserire degli eventi, non dobbiamo fermarci all'evento 1, prendiamo questa cella, andiamo in questo angolo basso, a un certo punto cambierà, vedete, l'icona del mouse, eccola, vedete, teniamo spinto. Il pulsante sinistro e scorriamo verso il basso evento 2, evento 3 quanti eventi vogliamo mettere? ma che ne so possiamo mettere anche 100.000 ok adesso facciamo ad esempio voglio arrivare a 100 arriviamo intanto a 100 eventi ok se arrivate al centesimo evento al 98esimo evento e ne avete bisogno delle altre non fate altro che cliccare sull'ultima cella ritornare qua e dire ah proseguiamo aggiungiamone altre arriviamo a 110 e così via quindi molto 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 semplice ok Ora, noi abbiamo impostato questa cella, ok, gli abbiamo detto che doveva avere dei centesimi. Perfetto, adesso la ripuliamo. Tanto ormai è memorizzata. Con, eh, quindi facciamo un backspace, quindi la cancelliamo. Benissimo, stiamo in questa situazione e facciamo con la tastiera, spingiamo CTRL-C, CTRL C è l'equivalente di copia. Io lo faccio per comodità, pari, perché l'altro video ho fatto il copia e incolla, ma effettivamente se fate la tastiera è un molto unica. Quindi se cliccate CTRL C insieme, CTRL C ok, guardate, si illumina perimetralmente la cella adesso vado qui sotto con col mouse trascino queste due colonne e me ne vado fino all'ultimo evento che al momento abbiamo attivato l'evento 110 lascio e faccio CTRL V che significa incolla ecco, sono pronte no, voi non vedete niente ma sono pronte verifichiamo se è vero che sono pronte io adesso se clicco su una di queste celle mi dovrebbe dare, se io metto lo 0 mi dovrebbe dare lo 0 già con i centesimi vediamo vedete? è stata impostata adesso facciamo la stessa cosa di qua arriviamo allo stesso evento nell'area dei coefficienti clicchiamo su evento 1 trasciniamo dall'angolo ce ne andiamo giù tranquillamente arriviamo all'ultimo evento lasciamo Eccolo qua, lui ci arriva già come potete vedere numerati in sequenza anche questa ormai è segnata come un numero con centesimi quindi lo ripuliamo lo lasciamo in bianco facciamo CTRL-C e come al solito prendiamo queste due colonne, ce le andiamo giù fino ad arrivare all'evento che avevamo prestabilito, eccolo qua, facciamo CTRL V. Anche in questo caso avremo attivato tutte le celle con gli stessi parametri della prima. Vediamo se è vero, clicchiamo su una cella qualsiasi, mettiamo uno 0, premiamo invio e vedete che ce li dà in centesimi. Ok, queste sono state tutte quindi eh, già predisposte. ora quello che mi interessa in questo caso è creare una situazione particolare. Allora, ecco ho messo 6 agosto. Va bene? Perché stiamo sviluppando il 6 agosto. Eh, quindi faremo un evento al 6 agosto. Facciamo un esempio: abbiamo vinto eh, il 6 agosto, abbiamo fatto un evento alle 10 mattina. abbiamo preso, abbiamo vinto 8,45 euro. Ci sta. E il coefficiente era 2,18. Vedete, non c'è nulla di che. Abbiamo segnato 6 agosto, chiaramente noi. Eh, per ricordarcelo, ora non è che ai successivi andiamo sempre a segnare 6 agosto, non è, non è quello il problema, o meglio in teoria neanche qua dovremmo segnarlo, dovremmo segnare la data di chiusura giornaliera, cioè il 6 agosto all'ultimo investimento che facciamo della giornata, quindi facciamo adesso degli esempi banali, eh, il secondo evento ci è andato male, abbiamo puntato 5 euro abbiamo perso, Va bene? il terzo evento ci è andato bene, abbiamo vinto 17 Abbiamo vinto 5,24. Qui abbiamo perso l'altra volta 5 euro. Sto facendo degli esempi banali adesso eh? e così via. Diciamo che abbiamo preso 5,20 in considerazione. Qui il coefficiente l'abbiamo trovato a 2,55. Qui l'abbiamo trovato a 3 e qualcosa, perché ovviamente se, eh, dipende poi quanto abbiamo investito, non lo sappiamo, no? Facciamo un esempio, 3 e 25. qui l'abbiamo trovato a 1 e 66, 56 e qui l'abbiamo trovato 1 a, a 3 e 48, va bene? Facciamo adesso che siamo qua, ora dobbiamo attivare quest'area. Noi fatto, questo è stato l'ultimo evento della giornata ragazzi, ok? L'ultimo evento della giornata, intanto facciamo una cosa qua, prendiamo questa cella, questa qua, la ripuliamo, ok, sempre col backspace, col cancella, premiamo invio, la riprendiamo, facciamo ctrl c, anche in questo caso, ci siamo? E facciamo questo, prendiamo anche tutte queste aree e le riproponiamo chiaramente paritetiche agli eventi che al momento abbiamo uh, creato, quindi ctrl v, anche queste sono tutte già impostate, vediamo se scrivo 6 agosto qua, che dovrebbe già dare in automatico, la data perfetto, è tutto funzionante. Ora, anche qua, questa ce l'abbiamo eh, già inserita. La ripuliamo anche questa. Abbiamo già formattata con i parametri di interesse, che era quello dei centesimi. Idem, questa, la ripuliamo. Le prendiamo tutte e due, c e gli diciamo ovviamente di ricopiare così come stanno, con le impostazioni che le abbiamo dato, fino alla riga che avevamo eh, preparato ctrl v, benissimo, vediamo sempre se è vero clicchiamo qua, mettiamo 0 me vediamo qua sotto se mi danno 0,2 allora abbiamo fatto la prova, e tutto funzionante le ripuliamo ora dobbiamo attivare intanto queste due celle, cioè la cassa aggiornata che non è altro che cosa poi, la somma di tutti gli eventi che verranno conseguenziali, andiamo a vedere diamogli un comando in questo caso allora clicchiamo appunto una volta su questa cella Andiamo qui, cancelliamo questa, mettiamo un uguale e gli diremo che vogliamo la somma, aperta parentesi, di quello che adesso andiamo a prendere. Cioè questo, il pulsante lo teniamo spinto, il sinistro, e trasciniamo, vedete cosa accade qua? Comincia a segnare eh, la, la, la parte finale, ritorniamoci, trasciniamo, vedete, di 13, di 17, di 18, dove trasciniamo? Fino, ovviamente, a quello che a noi interessa e cioè la riga dove c'era l'evento 110, premiamo invio, eccolo qua, 20,69, effettivamente tra gli utili e le perdite, se facciamo la somma uscirà 20,69. Andiamo a vedere adesso la media dei coefficienti, cioè vogliamo sapere che media stiamo utilizzando che ci sta portando comunque un'economia in questo caso, cioè noi stiamo in questo caso creando un'economia con il biglio. Ora che media stiamo utilizzando? Perché scopriamo qual è la media e se scopriamo che quella media ci permette di avere un utile, cerchiamo di mantenerci su quelle quote. Siete d'accordo? no? Allora, in questo caso la, sarà un po' diversa la formula che dobbiamo uh, utilizzare. Sarà uguale, scriveremo media, dovrebbe apparire tra la lista delle parole media una media.valori, eccolo qua. Ci cliccate due volte, media.valori, già vi apre la parentesi. Che cosa inseriremo? Benissimo, cliccheremo sul primo, teniamo spinto e trasciniamo, vogliamo la media valori di tutto ciò. Perché non ho inserito gli zeri qua? Nel momento che inserisco gli zeri qua, tanto premiamo invio, lui me li calcola come evento già verificato, che sarebbe un errore. Noi vogliamo che su 5 eventi verificati lui mi faccia la media. Se qui adesso metto uno 0 lui Mi dice, mi fa la media su 6 eventi e questo non è corretto. Quindi, noi inseriremo qua il valore del coefficiente nel momento in cui facciamo l'investimento eh, con l'esito che è poi è uscito fuori. In questo momento, lui ci dice che abbiamo un utile di 20,69 dopo la prima giornata, quindi data chiusura giornaliera. Mettiamola qua, abbiamo chiuso la data del 6 agosto. La cassa diaria totale. Adesso la andiamo a vedere e poi facciamo la cassa a mese, che quindi qui chiaramente non apparirà, dovremo arrivare al 31 di agosto, giusto? Ok, adesso vediamo anche quello. Ok, il 6 agosto quindi abbiamo avuto una cassa totale di 20,69, ora però questa cassa poi proseguendo aumenterà e diminuirà in base a tutti gli eventi, quindi per sicurezza noi facciamo questa cosa, sulla chiusura giornaliera nella cassa di che questa qua sarà quella che adesso attiveremo, perché è la chiusura della giornata, rifaremo la stessa procedura, uguale, alla somma aperta parentesi di questi chiaramente di questi 5 eventi che erano quelli del giorno 6 agosto Prendiamo invio e in questo caso chiaramente ci darà lo stesso importo benissimo allora abbiamo chiuso il nostro 6 agosto fino a qua ci siamo no adesso però qui dobbiamo creare una nuova situazione e ve la faccio vedere subito prendiamo quest'area ci siete uniamo le celle qui scriviamo calendario, benissimo lo andiamo subito a giustificare e cosa faremo qui adesso? Creeremo praticamente due eh, celle eh, in, nella fase orizzontale, sempre un 2x2 in questo caso, anzi no, perdono un 1x1, ancora meglio così abbiamo più spazio, unisci cella e unisci cella la giustifichiamo sempre con i perimetri in questo caso, ok? gli diamo i bordi oh, perfetto allora, qual è la prima data con cui appunto, abbiamo iniziato eh, questo progetto su cui abbiamo investito? Appunto, è stato il 6 agosto in questo caso. Ok, scriviamo 6 agosto. Ora, eh, noi dobbiamo usarlo come calendario. Ci siamo? Qui che cosa inseriremo, ragazzi? Dovremo inserire chiaramente eh, quello che appunto si è verificato il 6 agosto. Dove ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo qua. Ok, anche qui dovremmo giustificare. Mettiamo uno zero, torniamo su, andiamo qui come al solito e gli diamo i centesimi. E qui cosa scriveremo in questo caso l'importo ottenuto? Però prima di farlo, come al solito, andiamo qui, cancelliamo questa. Adesso vedete cosa combino. 6 agosto. Io voglio arrivare al momento fino al 31 di dicembre. Clicco su 6 agosto, come sapete, vado su questa, all'angoletto in basso a destra, ci clicco, tengo premuto. Excel intelligente. 7 agosto. 8 agosto. Benissimo. Uh, andiamo dove ci pare. Qui siamo, ah, non ce lo dirà. Siamo arrivati al. Lasciamo un attimo, al momento si volete dal 7 ottobre. Andiamo avanti, arriviamo come vi ho detto, ad esempio, al 31 dicembre per il momento. Tanto poi, io, vedete, io lo lascio. Lui mi dice 3 dicembre, se io voglio continuare dal 31 dicembre. Lui mi darà 1 gennaio. Ovviamente sarà del 2023. Quindi potete comunque proseguire tranquillamente. Ma anche lì avrete un aiuto. Adesso ok, sono andato pure troppo avanti, eccoci qua. 31 dicembre ci siamo arrivati, ce l'ha aggiornati tutti, andiamo qua che facciamo prima, torniamo su. Ora dobbiamo creare, questa cella è anche è stata giustificata, no? abbiamo visto se adesso metto 0 mi trovo, dovrebbe dare con i centesimi, vediamo se è vero, ah, fantastico, la ripuliamo come al solito, ci clicchiamo sopra, CTRL C e facciamo il copia e incolla fino al momento, alla data del calendario che abbiamo creato, cioè quella del 31 dicembre. CTRL V. Sono tutte pronte come al solito, facciamo una prova di sicurezza. Vedete, perfetto, è funzionante. Allora, il 6 agosto abbiamo detto che è terminato con un utile di 20,69€ e ce lo riportiamo benissimo. Andiamo a sviluppare il 7 agosto. Cosa facciamo in questo caso, però? Ricordiamoci che questa è stata l'area di chiusura giornaliera. Come ce lo ricordiamo? Per sicurezza, comunque, anche se sarà l'unica area con cui c'è una descrizione, noi andiamo sulla cassa di aria e la coloriamo la cella di giallo, ad esempio. Ok, abbiamo a livello ottico, ci aiuta a capire che qui si è chiusa una giornata. Benissimo, andiamo avanti. Adesso passiamo alla 7 di agosto, giusto? Cominciamo una nuova giornata, qui guadagniamo 15 euro. Intanto, ovviamente, lui aggiornerà qua la cassa storica, vedete? Poi ne abbiamo fatto un'altra, abbiamo perso 8 e poi abbiamo fatto un'altra sola e abbiamo vinto 6,55 benissimo, cioè abbiamo la nuova cassa qui abbiamo, dobbiamo inserire i coefficienti che abbiamo trovato sapevamo che intorno al 2,60 mantenevamo una media alta quindi abbiamo comunque cercato di trovare i coefficienti a, che si aggirassero intorno a quelle cifre la nostra cassa ovviamente ha avuto anche qui degli esiti positivi quindi oggi abbiamo chiuso un'altra giornata questa giornata si chiude con il 7 Agosto. Adesso passiamo ai grafici, eh, ragazzi. Eh? Chiaramente qui ci saranno i grafici. Ovviamente per fare i grafici vorrei almeno fare due o tre giorni perché almeno vedete qualcosa che esce fuori, se no non esce niente. Ok, il 7 agosto. Quanto è chiuso il 7 agosto? Abbiamo detto, non lo sappiamo. Perché questa è quella totale, cioè questa più quello che sta accadendo qua. Benissimo, faremo uguale alla somma, chiaramente, aperta parentesi, di questi tre eventi. Ok, quelli successivi a questo, cioè questi tre, alla somma di questi tre. Scriviamo invio, il secondo giorno, il 7 agosto, ne abbiamo avuto un utile di 13,55. Benissimo, andremo qui al 7 agosto e scriveremo 13,55. Intanto il nostro media coefficiente si è aggiornato in base a quelli inseriti. Ora, facciamo finta che eh, siamo arrivati al 31 di agosto, ok? Ci stanno? Adesso allora, lo vediamo comunque. Adesso io non metto altri dati qua. Facciamo finta che adesso sia stato anche l'8 agosto, il 9 agosto, il 10 agosto. Metto semplicemente qua l'esito dell'8 agosto. L'8 agosto abbiamo perso 10 euro, il 9 agosto ne abbiamo ottenuti alla fine un netto di 18,55 e il 10 agosto un netto di 18,99. Va bene? Ok. Stiamo costruendo uno storico. Adesso però dobbiamo creare chiaramente dei grafici, dei grafici mensili, non totali, mensili. I grafici mensili verranno apposti di lato all'inizio del mese. In questo caso partendo partire dal 6 agosto, ma nel mese successivo chiaramente partiremo dal, dal primo settembre. Andiamo a vedere come si fa. O scopriamo come si crea un piccolo grafico di base. E in questo caso vi dirò quale è più congeniale per questa tipologia di procedure che stiamo uh, vedendo. Ok, andiamo qua, allora andiamo su Inserisci, Inserisci, vedete che nella Inserisci appaiono grafici, grafici, e grafici consigliati. Cosa deve fare il consigliato in questo momento? Non c'è, dobbiamo essere noi intanto a dare chiaramente che cosa? Dei parametri. Il parametro che a me interessa in questo caso, essendo un grafico che segue gli eventi mensili, sono i risultati di chiusura di giornata di ogni singolo giorno del mese. Quindi questi. Gli dirò... Clicco qua sopra, trascino, benissimo, e arrivo al 31 di agosto. Voglio un grafico che si sviluppi nel tempo per tutto il mese di agosto dove io investo. Chiaro, no? Molto semplice fino adesso, eh. Quindi ho preso l'opzione di questa colonna nell'area dal 6 agosto, da quando ho iniziato la mia avventura, al 31 di agosto. Vediamo, andiamo su grafici consigliati. Ho oh, lucidità già dei grafici, questo ad esempio potrebbe essere più che idoneo, vedete? Ci clicchiamo sopra, gli diamo l'ok ok, Ce lo mette qua Prendiamo qui in quest'area. Clicchiamo, teniamo spinto, ce lo spostiamo qui di lato. Chiaramente all'altezza dell'inizio del nostro mese. Andremo qui su titolo del grafico. Prenderemo col mouse eh, quest'area dove scritto titolo del grafico. La cancelleremo e inseriremo in questo caso che cosa: agosto 2022. Perché? Chiami un punto qualsiasi perché noi questo foglio lo possiamo tenere anche per 10 anni, ci sarà anche l'agosto del 2023 in futuro. Ok, cosa vedete in questo caso? Vedete un grafico dove alla... qui sono inseriti dei dati non congeniali a quelli che a noi riguardano. Che facciamo? Andiamo, qua cambia tipo di grafico, andiamo a cercarne uno eh, che è più congeniale ai nostri interessi. Per farlo, facciamo una rettifica. Vedete, lui che ha messo qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, giustamente ha messo. I 26 eventi segnati, però in questo caso cosa perdiamo? Perdiamo la possibilità di sapere la giornata specifica. Ok? Adesso facciamo così, lo eliminiamo, eliminiamo totalmente il grafico e prendiamo così, così vedete quello che ho fatto. Ok? Prendiamo tutte e due. Ora, per... voi sapete che noi prendendo questa colonna ci dà un tipo di grafico che ci fa delle oscillazioni a colonna, in questo caso, dall'alto verso il basso. Ma io voglio però che ci sia anche un tipo di grafico, in questo caso, che in basso mi dia le date. E quindi, in realtà, quello che svilupperemo non è solo la colonna singola che vi ho fatto vedere per capire come funziona, ma prenderemo tutte e due le colonne. L'Excel è piuttosto intelligente su questo. Vediamo cosa accade. Inserisci. Consiglia il grafico. Noterete che adesso lui ha cambiato. Prima c'erano altri grafici. Vediamo questo. Oh. Lo inseriamo, come al solito. Lo spostiamo a questa altezza paritetica, quindi all'inizio del mese, clicchiamo un attimino in un'area vuota e abbiamo il grafico, come potete vedere 6 agosto, 8 agosto, però anche qua, come vi dicevo, dobbiamo, ehm, se è possibile, apportare delle ehm, rettifiche. La rettifica che possiamo vedere, ad esempio, è, andiamo qua, vi faccio vedere subito su Inserisci, clicchiamo, basta cliccare due volte in quest'area, vedete che lui vi darà delle opzioni, questo adesso non ci interessa. Ma ah, mi piace questo ad esempio, vedete che è un po' più scuro? Guardate come viene, io spassando il mouse sopra lui già vi fa vedere come vengono fuori i grafici. Eh? Io voglio questo. Mi piace lo sfondo. Ora, cosa notate però che non va in questo caso? I, i numeri, gli euro che sono stati inseriti, mi finiscono sopra, eh, in questo caso, alle barre, e non solo, il colore è talmente chiaro che abbiamo difficoltà effettivamente a distinguerlo. E non va bene. Cosa facciamo? Andiamo in quest'area. Aggiungo elementi grafico. Questo ci andiamo e vi faccio vedere perché. Perché voglio l'etichetta, cioè l'etichetta sarebbe in questo caso questi valori che vengono inseriti. Mi passi in esterna, cioè estremità esterna, cioè superiore o inferiore, chiaramente superiore o inferiore alle barre inserite. Perché ovviamente le leggiamo meglio, quindi ci clicco. Vedete, adesso è all'esterno, ad adesso clicco su uno di questi valori, qualsiasi, una volta, se lo clicco due volte vuol dire che do l'opzione di lavorare solo su quel numero, se lo clicco una volta me li prende tutti. Pulsante destro, riempimento, mettiamogli un bel giallo, vedete, pulsante destro, carattere, e qui metteremo grassetto, che va benissimo, per carità di Dio, colore del carattere, mettiamo il nero, perché contrasta benissimo, ovviamente, con lo sfondo giallo, ok, oh, qua. qua. qui adesso abbiamo i valori, come potete vedere, benissimo, ovviamente in questo caso, essendo troppo attaccati, questi due si sono, eh, oggettivamente sovrapposti, ed è normale che sia così, ma li riprendete chiaramente, ma da che cosa? Da qua, quindi questo non è un problema, insomma, perché avete, che cosa, però, la data, la data in questo caso di riferimento noterete che lui la data la mette alternata di due giorni 6, 8, 10. Quindi questa è 6, questa è 7 e poi parte dopo la lignetta 8. Questa è 9 e questo è dopo la lignetta 10, ma comunque se ci andate sopra vedete basta che ci andate sopra che c'è scritto 10 agosto valore 18,99. 9 agosto, valore 18,55 dato che non si vedeva. Quindi la cosa fighissima è che comunque basta che ci andate sopra e lui vi dà chiaramente delle opzioni a riguardo. 13,55. Vabbè, questa è la situazione. insomma. Ok, asse orizzontale non viene calcolata. Benissimo, siamo così. Vedi, 8 agosto. Benissimo, questa è la situazione. Ora però, ritorniamo sul titolo del grafico. No, avevamo detto che volevamo un titolo dove ci fosse scritto in questo caso agosto. 2022 okay. clicchiamo in qualsiasi punto dello schermo e pronto, ora però lo vogliamo un po' più che ne so, un po' più lungo, ah, così abbiamo ok, vediamo ancora meglio benissimo, questa è la situazione, l'abbiamo creato ora però, a cosa abbiamo fatto fino adesso? abbiamo creato, che cosa? le 20 storici totali, fino al 2050 se vogliamo, che vengono aggiornati qua una media di coefficiente storica fino appunto a quanto vogliamo la colonna, appunto, dove dobbiamo inserire semplicemente su ogni singolo evento il netto positivo o negativo che sia, il coefficiente di riferimento, la chiusura giornaliera, che sarà l'ultimo evento della giornata, con il riporto, chiaramente, con lo giochino della somma del periodo a noi che ci interessa, scusate, che è questo, e una cassa mese. Ora la cassa mese non l'abbiamo ancora attivata, è molto semplice, facciamo finta che per altri giorni non abbiamo fatto niente. Facciamo un investimento, ok, guadagniamo 21 euro eh, il 31 di agosto. Perché non abbiamo avuto più occasione di poter scommettere, la coefficiente era 2,44. Intanto ci aggiornerà pure questo coefficiente. Adesso prendiamo in via, vedete: era il 31 di agosto. Mettiamo 31 agosto, ovviamente la cassa di aria in questo caso essendo soltanto un evento sarà esattamente questa non dobbiamo fare eh, la somma perché è soltanto un evento quindi non faremo altro che inserire la somma stessa o la scriviamo o se volete una cosa un po'... Se, lo, così lo sapete, se volete che questa cella sia identica a questa basta che fate uguale a questa in modo tale che se vi siete sbagliati e non erano 21 euro erano 21,56 lui automaticamente ve lo riporta e aggiorna anche la cassa, eh, quella da aggiornare chiaramente totale storica. In questo caso abbiamo chiuso il mese. Intanto questo sappiamo che era il giornaliero, ma è anche il mensile. Ok? Il mensile che cos'è? È la sommatoria di che cosa? Di questi di tutti le giornate di chiusura del mese di agosto. Quindi la procedura la conoscete benissimo, è uguale a che cosa? Alla somma aperta parentesi di questo periodo. Ok, di tutte le giocate arrivate al 31 di agosto di questo periodo. Perfetto, prendiamo invio. Lui dice che in questo periodo, in questo mese, abbiamo avuto un utile di 55,80. Vero? Chiaramente, il mese successivo, eh, questo valore non sarà uguale a questo, perché questo valore continuerà ad evolversi. Nei mesi successivi questo mi resta del mese specifico, quindi adesso abbiamo scoperto che nel mese di agosto abbiamo avuto un netto totale di 55,80 e questo ci rimane ovviamente proprio per questo motivo. Io ho detto di colorare la cella di giallo, ci rimane in osservazione. Ora, altra cosa però, dobbiamo fare ah, altri grafici, ok? Ora, se dovessimo fare, la procedura abbiamo fatto prima, siamo dei pazzi, cioè che dobbiamo mettere, poi andare a modificare, dirgli che vogliamo questo, colorare questo. No, facciamo la tecnica più semplice. Seguitemi è molto semplice. Chiaramente poi daremo delle impostazioni diverse sulle celle. Guardate, clicco sempre a un angolo, perfetto. Pulsante destro copia. Me ne vado qua sotto, me metto qua, all'inizio di settembre, e faccio incolla, eccolo qua. Ora lo sposto, chiaramente ve me lo metto dove vi pare, un po' più eh, verticale come eh, il, software, eh, perdone, il grafico precedente, però il problema qual è adesso? Che lui ha copiato questo, quindi in realtà i dati che vedete qua sono questi, e eh, non va bene. Però abbiamo già tutta l'impostazione grafica che a noi era congeniale. Intanzitutto la prima cosa che facciamo qui, toglieremo agosto, ma scriveremo settembre. Perfetto, abbiamo messo settembre. Ora qual è il problema? Lui sta prendendo in considerazione, vedete cosa? 6 agosto, 7 agosto, 8 agosto. Noi allora invece ci deve prendere in considerazione dall'1 settembre al 30 di settembre. Andiamo qui al centro, clicchiamo una volta pulsante destro, seleziona i dati. Vedete i dati? Benissimo. Questi dati Dobbiamo cambiarli, vedete che lui già l'ha dato l'intervallo? Ci dà un intervallo, adesso io vi voglio dire che il nuovo intervallo è da qua. Prendo queste due, chiaramente colonne. Al 31 di settembre. Al 30 settembre, scusate, il 31 non esiste. Guardate un po' 1 settembre 2 settembre 3 settembre, 4 settembre me li ha già segnati, ok, è perfetto così. Noterete che il grafico. In questo caso è totalmente bianco, ma perché è bianco? Perché non abbiamo inserito dati. Chiaramente se io adesso a 4 settembre inserisco. Uh, che ho guadagnato 25 euro, eccole qua. Immediatamente lui appare dal nulla, metto che poi qui nel 5 non ho fatto nulla, il 6 non ho perse 17, eccole qua. Quindi lui regolarmente aggiornerà anche tutto il piano di settembre. Adesso lo inseriamo perché non ci interessa. E questo lo faremo per quando? Quando arriveremo a ottobre non faremo altro che fare un copia e incolla, lo rivediamo eh, così state tranquilli, ok? Andiamo a settembre, p pulsiamo una volta eh, il pulsante sinistro in alto qui in un'area, non mai centrale, se no ci apre questa, ok? Qua, pulsante destro, copia, scorriamo qua sotto, andiamo al primo di ottobre su questa cella, facciamo incolla o CTRL V come sapete, eccolo qua. Sempre in un angolo ah, prendiamo, lo posizioniamo come ci pare. Qui metteremo chiaramente? Ottobre. Dobbiamo dargli i soliti parametri. Quindi andremo qui al centro, clicchiamo una volta. Pulsante destro, abbiamo detto seleziona i dati che vogliamo. Noi, eccoli qua, lui già è pronto a cambiarli ha capito e gli dico: no, i dati che voglio, non sono questi qua che lui già mi ha cercato, cerchiato, vedete. E infatti me li riporta qua. Noi vogliamo quelli di ottobre. Benissimo, andiamo dal primo ottobre, teniamo spinto il pulsante, tutte e due le colonne, quello del calendario e tanto più quello dove inseriamo gli importi, e scorriamo fino al 31 di ottobre. Ecco qua. Ecco, vedete, li ha posizionati. Ok. E il nostro grafico è bello che è pronto. Vediamo se è vero. Il 18 ottobre abbiamo guadagnato 100, 100, 115 euro. Eccole qua. Il giorno dopo abbiamo perso meno 25, eccolo qua, vedete, lui si sposta poi chiaramente in base ai livelli eh, che vogliamo dare. Ora, questo è stato fatto per evitare anche di avere qui la colonnina con 5 euro, 10 euro, 20 euro, 25 euro. Non c'è senso. La cosa migliore in questo caso è che il valore sia direttamente inserito negli estremi o superiori o inferiori della colonna d'appartenenza del giorno perché altrimenti che io vi rimetto qua e poi col grafico arrivate qua giù e dovete capire se so 18.50 18.55 non lo capite meglio evitare di mettere questa colonna che ci sono altri grafici che chiaramente che le riportano ma mantenete direttamente il valore unitario della giornata direttamente posizionato sulla colonna d'appartenenza della data con cui stiamo investendo ecco che abbiamo creato quindi che cosa? Una ripetizione costante di grafici paralleli a che cosa? A un piccolo moreman, ovviamente chiamiamolo così ovviamente, una cassa giornaliera che lavora però anche sui coefficienti, che questo per noi è importantissimo, molti non prendono in considerazione questo valore. Cioè la media coefficienti su un progetto è fondamentale. Ora, qual è il vantaggio di quello che ho creato io qua? Che voi potreste crearlo su svariati progetti. Nella prossima lezione vi insegnerò su smettere decine di progetti differenti in un unico file, quindi creare dei fogli a ripetizione nello stesso file e la cosa bellissima è che alla fine ci sarà un foglio di chiusura che sarà un rendiconto con grafico di tutti i software che, con cui investite per capire quale sia stato l'andamento eh, migliore di uno o dell'altro e con quali condizioni. Quindi sarà un livello ancora successivo dove metteremo a confronto i software, in questo caso di scommesse matematiche, ma se avete comprato chiaramente anche o avete comunque altri software, altri file di altri professionisti, va benissimo. Quindi potrete crearli e lo vedremo sul prossimo video. In questo caso vi faccio notare un'ultima cosa, così prima che qualcuno fa la domanda, diciamo a com'è la situazione? Allora, qui la situazione chiaramente ve l'ho detto. Fate così, cliccate qua, scorrete e cominciate il mese di gennaio. Benissimo, eh, facile, no? 4 gennaio. Qui ovviamente farete CTRL C, CTRL V perché ormai l'opzione e l'intestazione della cella gliela avete data all'inizio, vediamo se è vero, 0, vedete doppio 0, perfetto. E fate intanto la stessa cosa qua nel momento in cui siete arrivati al 110 evento, a 109 diciamo ad esempio, prima di compilare anche l'ultimo, farete questo ne aggiungiamo altri, intanto altri 25, ad esempio, da 100, anzi 15, da 100, 110 passiamo a 125, idem da questa parte, qui faremo come al solito CTRL-C, prendiamo le colonne che ci servono, CTRL-V, prendiamo queste, tutte, 4, CTRL-C, e quindi prendiamo l'area di interesse a cui dobbiamo copiare, Tutte le impostazioni date, CTRL V, e abbiamo prolungato semplicemente eh, i nostri eventi. E quindi, come vi ho detto, potreste arrivare, non lo so, al 2025 tranquillamente. Quindi non è, non è un problema. insomma. Una volta che ci avete impostato, non dovete fare altro che o aggiungere gli eventi scorrendo, o le, in questo caso anche il calendario, o fare un semplice copia e incolla. Tanto l'impaginazione è stata già data. Qui avrete uno storico e quindi nel corso degli anni addirittura si svilupperà come le medie. E questo è l'esempio: ho messo il video, poteva essere qualsiasi altro software, l'anti-martingala che funziona alla grande o il cecchino, quello che volete voi. Potete creare qualsiasi software che scommesse matematiche, che va messo in mano, qualsiasi cosa utile con una tipologia di creazione di un foglio Excel con queste caratteristiche che ci permette di capire anche nel tempo, nel mese. Ovviamente avremo il rendiconto finale con un utile e capiremo anche che cosa, però, eh, quante giornate consequenziali le cose possono essere andate male. Questo è un esempio banale, qui possiamo fare meno 15, meno 3, meno 12. Cioè, che cosa vuol dire questo? A cosa serve il grafico? Proprio a allora, questo. Dice: ma come mai in questo periodo max cioè abbiamo avuto un periodo così negativo, addirittura di giornate di seguito abbiamo perso soldi? Andiamo un po' a vedere che coefficienti abbiamo utilizzato. Non è che forse erano troppo alti. beh sì, gli ultimi 7-8 match che ho seguito, c'erano cioè anche coefficienti superiori al 3. No, allora vedi, cerchiamo di mantenerci nella media che il nostro software ci dà, che è la media storica che andiamo a creare. Quindi il livello grafico deve dare questa lettura, se no a parte la, la cosa simpatica di vedere queste colonne, la domanda è: a che serve a niente? Sì, può servire perché invece di andare a cercare qua in mezzo il caos totale, eh, ce l'avete qua, eh, ovviamente a livello ottico è migliore, ma serve in realtà per seguire una logica di trend. Eh, quello che fanno un po' con le, nel settore della borsa con le candele in questo caso, no? noi usiamo in questo caso una cosa completamente differente, che sono semplici colonne ovviamente, ma che sono più congeniali per quello che a noi interessa. Ok, ragazzi, eh, qualsiasi cosa nei commenti, per favore iscrivetevi a YouTube perché vedo che tanti fruiscono appunto dei, dei, o dei software eh, eh, che mi chiedono poi per mail. O oh ecco, beneficiano comunque di questi piccoli video carini che possono comunque aiutare adesso. Non abbiamo parlato di scommesse, ma potrebbe essere qualsiasi settore. Se ci pensate, potreste creare altre per altre cose una volta che avete queste impostazioni di base. Insomma, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla chat, al canale 1, al canale 2 di Telegram, ce l'avete in descrizione. Cioè, cercate di darmi anche un po' di rilevanza d'immagine anche sul canale YouTube perché. Uh, più aumentano gli iscritti, più aumentano i like, più aumentano i commenti o le campanelline attivate e più YouTube cerca di mettermi in primo piano sui motori di ricerca e quindi diventa anche più facile uh, per il sottoscritto e per chi collabora con il sottoscritto di cominciare a diventare tra virgolette, più importante. Mettiamo, usiamo questo termine che è fondamentale comunque, no? è fondamentale avere più visibilità. La visibilità ce l'abbiamo grazie a voi. Se voi vedete il video dall'inizio alla fine... Mettete un like, mettete la campanellina, vi iscrivete, lasciate un commento che, che, che vi porta via 10 secondi, fondamentalmente. Eh, a noi fate un, un regalo, un regalo più importante di quello che voi potreste pensare. Ok? Quindi eh, ragazzi, eh, qualsiasi cosa potete scrivermi per mail, potete scrivere sui commenti dei dubbi su come impostare appunto le celle, qualsiasi cosa. Io resto a disposizione. Voi mi iscrivete, io se c'è qualche chiarimento, anche come è stato questo progetto, me lo dite e io sicuramente nell'arco di 12-24 ore comunque vi rispondo come ho sempre fatto. Prossimo video, chiaramente sarà un'altra cosa, ragazzi. Sto preparando una cosa che mi avete chiesto quindi tenetevi forti, tenetevi forti, poker all dam un'area specifica del poker all dam quello con tre giocatori al tavolo. Uh, ma ne parleremo dopo dove creeremo un ammortizzatore un piccolo ammortizzatore che ragionerà per voi in base a quello che accadrà voi gli direte gli esiti e quanto erano anche tra virgolette le casse e, e gli utili teorici e, e lui vi dirà come comportarvi e quanto e su quale tavolo spostarvi più di questo ragazzi non si può quindi preparatevi che sta per uscire un software niente male un saluto a tutti dal sottoscritto Max Matta, Scommesse Matematiche, e da tutti i ragazzi che stanno collaborando alacremente. Vi eh, permetto anche di elencarli, perché è giusto così: Vincenzo, Mauro, Fabio, Ivan. Siamo qua, sempre a vostra disposizione, e la chat ovviamente dovrebbe darvi quel quid: in più. Uh... <ride> Per potervi chiedere tra anche eh, poter porre domande anche a dei tecnici, io sono un matematico, ma nel gruppo ci sono dei tecnici del betting e dell'exchange, quindi, francamente, eh, dovreste approfittarne eh, a mio parere. Poi fate vobis. Un abbraccio a tutti.